Noi siamo distrutti da una concorrenza interna creata dalle piattaforme per azzerare l'attesa dei clienti. Non abbiamo nessun diritto e siamo in sostanza schiavi delle piattaforme. Alcune piattaforme ci obbligano ad accettare gli ordini. Questo si riflette col fatto che noi a notte fonda siamo costretti ad andare in certe zone pericolose, a rischio che saliamo dal cliente e quando scendiamo non c'è più il motorino, oppure peggio. Le piattaforme ci hanno imposto di accettare ordini in contanti, quando solo un anno fa era tutto con carta di credito. Questo significa che noi giriamo con soldi delle piattaforme addosso. Dopo un paio d'ordini noi possiamo avere centinaia di euro e quindi siamo a rischio rapina. Inoltre non abbiamo nessuna assicurazione di nessun tipo. Noi qui a Napoli abbiamo deciso di partecipare allo sciopero per lanciare un messaggio chiaro alle piattaforme. Così non si può più andare avanti, diciamo basta. E attualmente adesso stanno uscendo delle applicazioni di cui si chiamano bot. E praticamente queste applicazioni che escono interagiscono quando noi non siamo online e servono praticamente quando noi si apre un calendario e per le ore assegnate che ci vengono date. Molti rider oggi lavorano con più di un account e lavorano con questi programmi illegali che discriminano l'algoritmo e non danno la possibilità a tutti i rider di lavorare. Concorrenza sleale, sì, tutto questo è stato segnalato anche alla piattaforma Just Eat, ma ci hanno detto loro che è un problema che non possono risolvere loro internamente. Noi abbiamo fatto richiesta che se qualcosa non veniva, diciamo, risolto, facevamo ricorso alla polizia postale riguardo a questa app che danneggia molto il sistema del rider. La soluzione secondo me è che magari deve garantire un minimo orario per ogni rider, secondo me, tipo 8 euro, 10 euro a ora per ogni rider. Poi comunque cioè, le piattaforme sono molto calate rispetto a prima, come lavoravamo prima, adesso che il contratto che è uscito adesso non ci pagano nemmeno quello dei soldi della benzina, magari possiamo dire. Però adesso ci stanno distruggendo proprio, attese non ce ne danno, c'è ristoranti che non ci rispettano, cioè magari ti fanno perdere mezz'ora, tre quarti d'ora per prendere un ordine, noi comunque di questo lavoriamo. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.